Mario Calvagno ed eccoci ad Appuntamento con Dio di oggi. Il titolo che ho voluto dare: una visione chiara. E siamo giunti ai primi 6 versetti del capitolo 7 del Vangelo di Matteo, ed è questo il capitolo conclusivo in questo Vangelo, in maniera specifica, in cui si parla del discorso di Gesù sulla montagna, questo sermone sul monte, come altrimenti viene chiamato. E una visione chiara, si vede con gli occhi, è il punto centrale di questa parte del discorso di Gesù. Riguarda proprio gli occhi, riguarda il giudizio, o anche a volte il pregiudizio, il modo in cui si guardano gli altri. Non è una visita oftalmica, non si va dall'oculista, ma il discorso è molto più profondo, sta all'interno della nostra testa, non all'esterno. Non sono gli occhi fisici, ma sono gli occhi del cuore, gli occhi della mente. Gesù dice in maniera molto chiara: non criticate e non sarete criticati, perché Dio vi giudicherà con lo stesso criterio che voi usate per giudicare gli altri. Beh, è molto chiaro, lo ripeto ancora una volta, e a volte abbiamo dei pregiudizi o giudichiamo in maniera spietata le azioni, il modo di fare, gli atteggiamenti degli altri, magari senza avere empatia per loro, senza metterci nei loro panni, come si dice, o all'interno delle loro scarpe. Il più delle volte, se lo facessimo, forse determinate critiche non sarebbero venute fuori, non verrebbero fuori. Ed eccolo qui quello che riguarda la nostra visione chiara, il nostro modo di vedere. Lo dice Gesù: perché stai a guardare il bruscolo che è nell'occhio di un fratello quando nel tuo c'è una trave, una piccola pagliuzza, qualcosa che si nota appena, eppure noi, io e voi, l'abbiamo notata, l'abbiamo vista, ma non è nel nostro occhio, è nell'occhio di quella persona che ci sta accanto, di quella persona con cui stiamo parlando, o di quella persona della quale stiamo considerando le azioni o i pensieri o il parlare. Come puoi dire: amico, lascia che ti aiuti a togliere il bruscolo dall'occhio quando non riesci a vedere proprio per la trave che è nel tuo di occhio, dice Gesù. E beh, qui c'è certamente questa immagine estrema. Immaginiamo appunto le dimensioni che può avere una trave, e magari una trave di legno, di quelle che reggono il tetto spiovente di una casa, un villino. Una trave quindi ha una sezione grande, molto più grande dell'ingombro che può avere la nostra testa, per esempio. E Gesù quindi esagera questa immagine proprio per dirci che quello che vediamo noi è completamente non solo offuscato, ma la visione è del tutto chiusa, la visione è del tutto impedita. E allora dice: come fai a vedere in questo modo il bruscolo, la pagliuzza, un dettaglio minimo che è nell'occhio del tuo fratello, nell'occhio di una determinata persona? Come fai a giudicare, in poche parole, diciamo così, il comportamento, le idee, il modo di fare di una persona quando magari tu ti comporti in una maniera, chissà, forse peggiore? Questo è il modo che ha Gesù di metterci in guardia, perché a volte gli altri vengono giudicati non con l'intento di essere propositivi, di aiutare, di risolvere una situazione, ma vengono giudicati proprio
per essere schiacciati completamente dal nostro giudizio. È un criterio di severità massima, diciamo così. E invece no, Gesù dice: fate attenzione che magari il vostro comportamento non sia peggiore di quello che voi volete giudicare nell'altro. E allora di questo continueremo a parlare fra poco. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio di oggi. Il titolo, lo ricordo, una visione chiara. Matteo capitolo 7, i versetti da 1 a 6, una delle ultime parti in cui abbiamo suddiviso il discorso di Gesù sulla montagna. Una visione chiara, il titolo appunto, lo ricordiamo ancora una volta, riguarda l'occhio, non l'occhio fisico, non l'occhio quello che può essere visitato da un medico, un oftalmologo, un oculista, ma quello che invece ci fa guardare l'altro con un giudizio tagliente, con un giudizio severo, se non addirittura con un pregiudizio, come accennavamo prima. E Gesù invece ci dice di guardare in un altro modo gli atteggiamenti dell'altro, di pensare che anche noi siamo mancanti, magari stiamo guardando il bruscolo, una pagliuzza, un piccolissimo dettaglio nell'occhio, nella vita dell'altra persona, quando invece nella nostra vita c'è un comportamento nettamente più grave, più serio, più importante dal punto di vista personale o sociale. E riprendendo questo tema, aggiungiamo qualcosa che Gesù stesso sottolinea e lo dice in maniera molto chiara: ipocrita, togli prima la tua trave, allora sì che potrai vedere abbastanza da poter aiutare tuo fratello. Beh, allora voi potreste dire, io stesso potrei dire, ma Gesù da un lato ci suggerisce di non giudicare gli altri in maniera tagliente, appunto. Ma lui qui lo dice chiaramente che chi si comporta in questo modo è un ipocrita. Beh sì, lo dice chiaramente, ma qual è lo scopo? Lo scopo di questa frase di Gesù? Qual è lo spirito con cui Gesù pronuncia questa frase, lo spirito con cui Matteo stesso la riporta nel suo Vangelo? Beh, ci può essere uno spirito critico odioso, quello che vuole distruggere l'altro, ed è uno spirito critico nocivo. Da un lato si vuole giudicare il peccato di un altro, lo sbaglio di un altro, e dall'altro lato invece siamo noi a commettere uno sbaglio. E lo spirito di Gesù invece è diverso, è uno spirito amorevole. Gesù sottolinea il legame di fraternità con l'altro. Se il tuo fratello ha un bruscolo nell'occhio, prima togli la trave dal tuo e poi aiutalo a togliere il suo bruscolo. Ecco, c'è uno spirito, sì, fraterno, lo ripeto ancora una volta, ed è lo stesso spirito di Gesù nei nostri confronti. E quindi quando noi, dopo aver tolto la trave dal nostro occhio, e togliamo con delicatezza, con attenzione, il piccolo bruscolino dall'occhio del fratello, lo sottolineo ancora una volta, ecco che facciamo un'azione d'amore e non è più un'azione tagliente, un'azione che giudica in maniera tale da distruggere l'altra persona. E poi c'è una frase che conclude questa prima porzione del capitolo 7 di Matteo. Gesù dice ancora: non date ai cani ciò che è santo e non gettate le vostre perle ai maiali, le calpesteranno, poi si rivolteranno contro di voi per attaccarvi. Beh, i cani,
i maiali, sono quelli che vogliono rimanere distanti da Dio, anzi con Dio non vogliono averci nulla a che fare e si comportano male proprio per questo motivo. In maniera apposita scelgono una vita votata al male, e non sono quelli che attendono di incontrare Dio, anche se in questo momento ancora non sono riusciti ad incontrarlo, anzi. E questa è una situazione preparatoria, una situazione totalmente diversa, ma i cani e i maiali sono appunto coloro che deliberatamente scelgono una via di peccato. E allora Gesù qui lo dice chiaramente: bisogna sapere con chi si ha a che fare, bisogna sapere come comportarsi e come camminare anche nell'ambito delle cose spirituali, quando queste cose spirituali vengono offerte a qualcuno che invece le disprezza e vuole sbranare fra virgolette coloro che gliele offrono. È forse qualcosa che si potrebbe accostare parallelamente questa frase all'altra frase di Gesù, che sempre nel Vangelo dice: siate puri, siate candidi come le colombe, ma allo stesso tempo siate sospettosi come i serpenti. E come si può riuscire ad essere entrambe le cose? Beh, quando ci troveremo davanti ad una situazione del genere e invocheremo su di noi l'aiuto e la presenza di Gesù, sapremo certamente come fare con il suo intervento. Che il Signore ci benedica e ci renda capaci di accogliere e di realizzare i suggerimenti che abbiamo visto quest'oggi in questo gruppo di versetti.